Oggi la terza pagina, un'app per fare il giro virtuale della Roma del IV secolo d.C. Ma prima Susanna Tamaro ci racconta il suo ultimo libro. Non è una condanna, ma una benedizione, quello sguardo diverso sul mondo, quella sensibilità fragile ma affilata che cerca un di più nella realtà malgrado i limiti della carne. Lo si rinviene in ogni passo del nuovo libro di Susanna Tamaro, un immaginato rapporto epistolare con un grande poeta come Pierluigi Cappello, scomparso poco più di un anno fa, ma vivo, vivissimo in queste pagine, costruite su un disvelamento profondo dei sentimenti più umani, che tutti noi abbiamo a disposizione, ma che solo i poeti ci sanno ridestare. Una lettera a Pierluigi Cappello, che è un grande poeta italiano, più giovane di me di 10 anni, dunque un'altra generazione, di cui ho avuto il grande privilegio di essere amica, molto amica, per un tempo breve ma intenso, e che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso in settembre, ma io gli avevo promesso che avrei fatto un libro per parlare della poesia e dell'importanza della poesia, e questo libro è su di lui. Ci legava a molti di uno spirito molto infantile, come è giusto che sia, infantile nel senso positivo del termine, ma le nostre vite sono state segnate da una grande diversità. Prima di tutto siamo stati autonomi come studi, perché lui aveva interrotto gli studi in seconda, ma io ho interrotto, e dunque ci siamo formati letterariamente in autonomia, e questo secondo me ci ha dato la distanza per essere diversi da tutti i canoni. Ho riflettuto spesso su questi canoni letterari, eccetera. Poi la diversità appunto fisica, perché lui è purtroppo era paraplegico e io ho una sindrome neurologica, dunque anche questo ci ha tenuto lontano dalla normalità del mondo mondano, no? E dunque questo ci ha dato questa distanza per poter entrare nelle parole con un atteggiamento, come dire, di luminosa verità. Una luminosa verità che si vede anche nella capacità di valorizzare i piccoli particolari, che sono una descrizione del bosco, degli alberi, delle piante, c'è una pagina molto bella sul Salice. Ecco, lei deve molto a questa sua diversità, a questa capacità di andare a vedere il minuto, il piccolo? Sì, sicuramente. Io ho una capacità di osservazione fin da bambina proprio spaventosa, oserei dire, e ho una memoria fotografica che ovviamente scrivendo mi aiuta non poco. Io ovunque vado noto tutto quello che c'è intorno a me, magari una persona sempre, ma invece io ho, come dire, un grande computer che registra tutto. E anche Pierluigi, che pure viveva in una situazione limitata perché appunto era legato alla sua sedia, aveva questa capacità di uscire e vedere le cavallette, le coccinelle, l'erba, cioè di parlare costantemente con la natura. Quello che sorprende nella poesia di Cappello è che dopo 2000 anni di poesia riuscire a dire cose di una profondità sconvolgente usando un linguaggio assolutamente piano. Ecco, si è fatta un'idea di come si è riuscito ad arrivare a questa nudità? Ma proprio per la situazione di spogliamento che lui ha avuto, probabilmente a causa dell'incidente che l'ha costretto appunto a 16 anni in sedia a rotelle, dunque ha dovuto riprogrammare la sua vita in un silenzio, in un vuoto che era fatto di dolore principalmente, dunque questo l'ha portato a non aver paura delle parole fondanti, no? Io penso che spesso la letteratura, la poesia ormai ha timore di usare le parole forti, le parole che fanno la poesia, perché c'è una specie di convenzione intellettuale per cui devi essere complicato, devi mostrare quanto sei intelligente, eccetera. Invece lui usciva la nudità del dolore, e dalla nudità del dolore usciva la verità delle sue parole. Il 29 novembre del 1797 nasce a Bergamo Gaetano Donizetti, uno dei più grandi musicisti italiani. Compositore di grande creatività, autore anche di musiche sacre da camera, deve la sua fama a capolavori della lirica come la Lucia di Lammermoor, l'Elisir d'amore e il Don Pasquale. Ci sono voluti oltre 20 anni, ma alla fine, con le nuove tecnologie, un'intuizione che pareva avveniristica è diventata realtà. Da oggi in poi osservare gli splendori dell'antica Roma non sarà più un'esclusiva di chi va a contemplare un plastico in un museo. Parliamo di Rome Reborn, un'app che permette di visitare virtualmente templi e monumenti della più bella città del mondo, al massimo del suo splendore urbano, agli inizi del IV secolo d.C. Il tour virtuale è disponibile in 3 lingue, inglese, cinese e ovviamente italiano, ed è il primo a mostrare agli utenti oltre 7.000 edifici e monumenti, consentendo sia chi usa i visori 3D sia chi utilizza il computer di esplorare oltre 14 km quadrati di meraviglie. Approvata dalla Society for Classical Studies, è la più grande ricostruzione digitale mai realizzata.